Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a una nuova settimana di Casa Rossini. Siamo qua in diretta anche oggi con il nostro appuntamento del lunedì, mercoledì, venerdì per l'inizio di questa ultima settimana, di questa settimana conclusiva del mese perfetto, no? Ne avevamo parlato all'inizio, il mese quadrato, il mese che si compone appunto di quattro settimane belle lisce che iniziano il lunedì e finiscono direttamente, iniziano proprio il primo giorno con lunedì e finiscono proprio con la domenica 28. Insomma, ne parleremo anche a marzo perché all'inizio succede la stessa cosa, ma oggi entriamo nel vivo ricordando i nostri contatti 351-708-9977 per mandarci delle foto, per mandarci dei messaggi, per mandarci, perché no, anche il vostro scritto, perché ricordiamo che mercoledì, nella prossima puntata, ospiteremo il grafologo e tante altre cose, ma per capirci, il grafologo Roberto Bartolini, che è disponibile a fare un esame grafologico di un vostro scritto. Ne stanno già arrivando diversi, ma voi inviateci anche il vostro, vedremo di trovare il tempo e, perché no, magari a questo punto di rinnovare anche l'appuntamento con Roberto Bartolini per una prossima puntata. Comunque, mercoledì l'appuntamento è con lui e con i vostri iscritti. Poi ricordiamo anche il sondaggio di venerdì scorso, che ha dato un esito conclusivo, era sui tatuaggi, sì o no, ha dato un esito conclusivo, il 40% dice sì, il 60% dice no, per cui evidentemente c'è ancora più gente che preferisce non avere qualcosa di indelebile di segnato sulla pelle del suo corpo. Il sondaggio di oggi è social, è assolutamente social, ed è Facebook o Instagram, sempre la stessa famiglia in realtà, è perché fa parte sempre dell'impero di Zuckerberg, però insomma ci sono due modalità differenti e naturalmente i più attenti sono presenti in entrambi i social, però voi dovete fare una scelta, questo vogliamo sapere, daremo gli esiti fra un po'. Oggi è il 22 febbraio, 53esimo giorno del calendario gregoriano, ancora ne mancano di giorni alla fine dell'anno, ne mancano 312, e secondo il nostro libro Personology è il giorno dell'universalità. Oggi è la giornata del pensiero, il World Thinking Day, festa mondiale del guidismo, inteso come le guide rispetto agli scout, nel giorno della nascita del fondatore Robert Baden-Powell e di Olev Baden-Powell, capoguida del mondo scout. È un giorno per riflettere sul senso del guidismo, per rivolgere un pensiero alle guide di tutto il mondo. Il guidismo è un movimento parallelo allo scoutismo, è nato nel 1910, tre anni dopo il corrispondente maschile fondato da Robert Baden-Powell per tutti gli scout del mondo BP. All'inizio fu coordinato da sua sorella Agnes su richiesta di Baden-Powell stesso, poi qualche anno dopo la guida è passata alla moglie, appunto Lady Olav, non so come si pronunci esattamente, che fu proclamata capo guida del mondo. Nelle associazioni, come in Italia per esempio, che comprendono al loro interno sia guide che scout, anche questi partecipano solitamente al Thinking Day. Vedete, qui ci sono le foto, Baden-Powell con la sorella e la moglie, e abbiamo visto altre foto appunto che li ritraggono in vari momenti della loro genialissima idea. Io sono stato scout e considero questa cosa tra le cose più importanti che ho fatto nella prima parte della mia vita. La Chiesa Cattolica celebra la cattedra di San Pietro Apostolo. Si tratta di un trono ligneo che la leggenda medievale identifica con la cattedra vescovile appartenuta a San Pietro in quanto primo vescovo di Roma e Papa. In realtà quello che si conserva è un manufatto del IX secolo, donato nell'875 dal re dei Franchi Carlo il Calvo a Papa Giovanni VIII in occasione della sua discesa a Roma per la propria incoronazione a imperatore. Abbiamo scelto per l'evento storico celebrativo del 22 febbraio nel 1931 il varo della Amerigo Vespucci. A Castellammare di Stabia è stata varata l'Amerigo Vespucci, veliero della Marina Militare costruito come nave scuola, tuttora in servizio dal 1931 e utilizzata per l'addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell'Accademia Navale di Livorno. Il ruolo normale è una delle categorie a cui possono appartenere gli ufficiali delle Forze Armate Italiane. La decisione di costruire l'Amerigo Vespucci venne assunta nel 1925 per sostituire l'omonima nave scuola della classe Flavio Gioia, un incrociatore a motore e a vela ormai prossimo alla radiazione, che fu posto in disarmo nel 28. L'equipaggio è composto da 14 ufficiali, 72 sottufficiali, 190 sottocapi e comuni, nei mesi estivi in barca anche gli allievi, che sono circa 140, in totale su questa bella nave, su questo bel veliero ci stanno 470 persone.
il pensiero del giorno, in qualche remoto angolo del mondo, l'ideale e la realtà hanno consumato un matrimonio segreto. Abbiamo concluso questa prima parte con la quale di solito introduciamo appunto le nostre puntate, e a questo punto è tempo invece di dare il benvenuto e introdurre la prima ospite della giornata, Stefania Sperindio. Ciao Stefania. Ciao a tutti, ben ritrovati. Ancora, ciao Paolo. Ancora tu. Ancora non dovevamo tu. Vederci più invece. Ma in realtà no, è bello rivedersi ed è bello anche organizzarci per rivedersi chissà quante volte ancora, diciamo, no? Va bene. E soprattutto è più bello vedersi qui, devo dire la verità, che magari per esigenze assicurative, perché quando quello ci si vede quando ci si vede col consulente assicurativo, o c'è da pagare, o è successo qualcosa, o c'è stata qualche bega, insomma, purtroppo quello è il è un duro lavoro, ma qualcuno lo deve fare. Cioè. Allora, questa confidenzialità che vedete, oltre che è una confidenza nella vita, diciamo, normale di tutti i giorni, è anche televisiva, perché Stefania è stata con noi il 18 dicembre, come passa il tempo, eh? Hai visto? Vola. Non trovi più vecchia? No, più o meno uguale, anzi, più spigliata. E per chi, e noi non abbiamo la pretesa che voi siate lì con gli appunti a segnarvi appunto quando sono stati i nostri ospiti, sono più di 100 gli ospiti che sono stati qua a Casa Rossini, e a questo punto, visto che siamo sicuri che qualcuno magari si era perso la puntata, riprendiamo anche il nostro librone, sei contenta? E ricordiamo Davanti. Questa tua data di nascita, 18 aprile. Grazie Paolo, senza anno. E il giorno della vigorosa difesa era una cosa così. Altri nati lo stesso giorno, sostanzialmente persone che io non conosco: Ardito Desio, geologo e professore universitario, George Herbert Hitchens, medico statunitense, professore di farmacologia, e James Woods, l'attore statunitense. E solo te sei nata quel giorno lì di importanza. Ci sarà un motivo se quel giorno lì sei nata solo te. I nati il 18 aprile sono vigorosi difensori della loro fede, protettori non soltanto dei loro interessi ma anche di quelli dei meno fortunati. Personalità progressiste, fanno proprie istanze e idee che spesso sono all'avanguardia o addirittura in anticipo sulla loro epoca, senza tuttavia diventare mai radicali. Che sei avanti lo dici sempre, per cui insomma vedi, no, quello rispecchia. Mi sono dimenticato i pregi. Nobile, vigoroso e onesto come pregi. I difetti non ci sono. I difetti non li leggiamo più. No, non li leggiamo più da un po', perché abbiamo visto che insomma alla fine facevano tutti finta di niente, però non erano contenti. E allora abbiamo deciso così. Allora, Stefania è consulente assicurativa, questo per essere chiari, ed è qui anche a raccontarci un po' delle ultime novità. Le novità, insomma, perché questo mese non è passato, questi due mesi quasi, non sono passati in vano. Eravamo rimasti al discorso che in agenzia Pesaro Assicura ci dovevamo trasferire e dovevamo iniziare con un nuovo orario alternativo, tra virgolette, e abbiamo iniziato. È stato fatto tutto, quindi siamo partiti dal 1° febbraio con locali nuovi. Vedo orario fantastico di ufficio, orario continuato dalle 8:30 alle 19:00. Quindi ci sono sempre due persone pronte ad accogliere i clienti, se qualcuno... Questi sono i locali nuovi, praticamente un ampliamento della vecchia agenzia. Come vedi il distanziamento è ben rispettato, Infatti, perché vedo. Veramente enorme, sì. Avete fatto una inaugurazione soft, sì. Naturalmente. Non abbiamo come tutto ancora quello che... fatto niente, sinceramente, perché dovevamo un attimino assestarci, quindi partiremo anche... Certo. Vi faremo sapere, esatto. puntini vi faremo no, sapere. No, perché sto notando che tanti che stanno comunque, avevano già programmato cambiamenti di sede, cose del genere, e poi dopo chiaramente fanno queste inaugurazioni, queste aperture più che inaugurazioni, sì, molto soft, anzi temendo quasi di dirlo, perché se poi lo dicono comunque la gente va. È stata fatta questa cosa perché noi vogliamo che la gente certo. venga, soprattutto no, ma io dico in quel giorno lì, no? Il timore sì. del giorno. Giorno di apertura, per carità, che è sempre un po'... No, noi siamo partiti in sordina, abbiamo aperto, però ancora ci sono anche comunque delle cose da ultimare, quindi aspettavamo un secondino di avere tutto preciso, tutto per bene. C'è il rischio che però, se uno viene lì gli date un pennello, guarda se si deve ritoccare qui. Il pennello no, ma il martellino ce l'avete tutti nel cassetto, il martellino sì. per... È lì pronto, esatto. Infatti. Quindi. Naturalmente locali belli, nuovi, nuovi. Perfetti, assicurati. Assicurati, che... distanziati esatto. E anche...
che rispettano comunque le normative, perché sono tutti comunque in vetro, molto riparati, ognuno col suo schermo, insomma. Certo. Non c'è pericolo, ecco, veniteci a trovare, che non c'è pericolo, sì. Direi che, insomma, il pericolo in una sede di un'assicurazione non ci deve essere. No, e comunque siamo assicurati. Appunto, ed eventualmente, esatto, questo non è male come considerazione. Allora, noi di te abbiamo parlato, abbiamo raccontato che te sono 25 anni che sei nell'ambiente, adesso 25 anni e qualche mese, abbiamo ricordato l'altra volta quando si scrivevano con la macchina da scrivere, la carta carbone e tutto il resto, adesso ancora di più perché la sede è nuova, cioè tutto questo diciamo che può passare nel repertorio ricordi, insomma, quelle cose che ogni tanto su Facebook escono, ti ricorda un evento di, però ormai diciamo è tutto accantonato, ormai tutto si va tutto in filo di gas. Paolo, esatto, adesso tutto, filo di gas, sì. Tutto in elettronica, è tutto perfetto, poi a maggior ragione con una sede così nuova, insomma, no, voglio dire, avrete lì è spettacolare, tutto. Nel senso che è veramente, veramente divisa bene, gestita bene, poi abbiamo potuto dare spazio anche a dei servizi alternativi che offre Unipol, che avevamo già parlato, quindi il discorso del veicoli a noleggio, certo. C'è un ufficio proprio proposto per quello. E poi il discorso anche di luce gas, che è sempre un'offerta che noi facciamo tramite Unipol, eccetera, anche per quello c'è l'ufficio preposto. Ci sono uffici dedicati. C'è l'ufficio per tutto. Ma te ti occupi di anche queste cose, anche di queste cose qua, oppure? No, io li indirizzo. Ah, a te fai. Se qualcuno chiede, io propongo, io smisto, esatto, sì, no, io faccio l'assicurativo, sì. Ok. Però è tutto lì, quindi voglio dire, se avete bisogno di un referente, qualsiasi cosa, non è che dovete andare a destra manca, lì, c'è tutto lì. Avete cambiato anche il testimone o è sempre Gasman? È sempre lui, è sempre scherzi. Lui, guai a cambiare il testimone. Cioè, se prima eravamo più bello, per adesso più bello non l'abbiamo trovato, quindi c'è funziona, lui. Funziona, insomma. Certo. Funziona con questa cosa che ogni volta lui prevede le cose che succederanno. È meraviglioso, meraviglioso. Questo spot così strano, così particolare. Va bene, allora parliamo delle novità, insomma. C'è qualche novità in cantiere oltre al prolungamento della cosa del Covid, che è prolungata ancora per un mese, esatto, se non sbaglio. Quella lì fino al 31 marzo. E altre novità sono in cantiere, però non le posso dire. Allora cosa sei venuto a fare oggi? No, qualche anticipazione bisogna, no, qualche guarda, questo è il programma delle anteprime, devi sapere. Quando viene qualcuno qua, dire, qualche anteprima riesce sempre a. Allora, facciamo così, che voi venite in agenzia e noi ve le diciamo lì. È una buona idea. Facciamo così. È una buona idea. Allora, l'importante è però tenere sempre in considerazione questo discorso dell'affidabilità, perché noi stiamo scherzando, però abbiamo fatto anche l'altra volta un bel ragionamento. Il ragionamento è che soprattutto quando si sottoscrive una cosa che si spera non serva mai, perché questo è il concetto, quando poi dovesse servire deve funzionare molto bene. Per cui ragionare dicendo risparmio al massimo e non mi importa qual è poi in realtà la copertura è una specie di contraddizione proprio in termini, perché uno va al risparmio perché dice vabbè chissà quando mi servirà, però poi quando serve in realtà quello è il punto chiave e lì si scoprono le magagne, insomma. Esatto, e poi c'è sempre la famosa frase ma come? Io non ce l'avevo quella garanzia. Esatto. No, perché comunque sì, le garanzie, cioè le pagate, non è che non le pagate, le garanzie costano, adesso voglio dire, per carità, però funzionano, una volta che le pagate funzionano. Tipo il soccorso stradale, Paolo, tipo, ti dice qualcosa? Poi mi dice qualcosa, non per me, non qualcosa, per la mia macchina, cioè, in particolare. Della serie, a me il soccorso stradale non serve perché la mia macchina è sempre sotto casa e faccio 2 metri. Invece succede poi capita anche sotto che quella casa 120 che euro, ecco, quindi. Non è successo a me, non è no, assolutamente, a me no, lui non gli succede mai niente, no, assolutamente. È successa alla società, alla mia società e no, faccio per dire, è un esempio, però è comunque nell'immaginario collettivo che questa cosa a me non accadrà mai, certo, però accade, allora dico un attimino, pochino più d'attenzione quando si stipula il contratto, non guardare solo proprio al prezzo, ad avere comunque la polizza asciutta, la polizza solo RC auto obbligatoria, una volta era così, adesso obiettivamente però posso dire che è un po' anche colpa vostra, voi date sti contratti, ma sicuro è sempre colpa nostra, ma certo, date sti contratti, firma qui, firma là, 7 firme, no, 8 firme, cioè, uno anche 10, potrà, Paolo, mettersi, delle esatto, volte, potrà mettersi a leggere tutta quella roba scritta che comunque in sia, corpo 2, allora chi è il consulente deve comunque proporre, stavo dando come un assist, sempre, no, lo so, deve comunque proporre il contratto giusto per la persona che hai di fronte, ok? Certo. Quindi vengono comunque sempre elencate le varie garanzie, quelle che
a nostro avviso sono più adatte, o comunque sia, ovviamente si fanno delle domande: quanta strada fai, quanti chilometri fai, dove devi andare, chi guida la macchina, cioè sono tutte domande che comunque un consulente deve fare. Poi obiettivamente noi a un certo punto alziamo le mani, perché diciamo: guarda, comunque sia, bello, tutto bello è, io però voglio solo questo, e non ci puoi fare niente. Certo. Però un pochino più di attenzione da parte del cliente ci vuole, secondo me. Soprattutto ci vuole la consapevolezza di quello che stai sottoscrivendo. Poi non è che voglio dire adesso un premio può cambiare chissà che. Quindi voglio dire, un attimino, un pochino più oculati, sì. Allora, questo è l'input che vi sta dando Stefania, se ci credete, se la ci vedete credete, inquadrata. Bellissimo. Questo no, è importante, perché poi quello è alla base, è quello, cioè credere nella persona che hai davanti, perché poi, ripeto, quando si è lì si fa tutta la contrattazione, nel senso che si prevedono le coperture e tutto il resto, poi arriva il momento che compili e ti dicono firma qui, metti una firma lì, firma lì. A quel punto è evidente che non vai a leggere che cosa stai firmando, diciamocelo sinceramente. Se uno dovrebbe prendere, portare tutto a casa, guardarselo con la lente, e allora dire... a quel punto vuol dire che ci si fida. Questo è l'input che noi stiamo dando con Stefania anche dall'altra volta, è questo, cioè l'idea è che una volta acquisita fiducia nella persona che sta dall'altra parte, bisogna poi a un certo punto fare il salto, deve passare la testa, ci si deve fidare. Certo. Dopo magari prendere anche degli appunti di quelle che sono le coperture, avete protetto i cristalli, segnatevelo da qualche parte, sì, poi se succede qualcosa, tutti i numeri, per poi comunque sia la compagnia c'era tutti i numeri verdi, c'era tutti i numeri, il carrozziere convenzionato, ci sono tante cose che quando noi comunque andiamo a spiegare un contratto, diciamo, poi giustamente uno si dimentica, per carità di Dio, cioè succede, vuol dire succede anche a noi, certo. Uno dice oddio, fammi no? andare a rivedere, però lì serve, esatto, no? Poi comunque ci chiamate, cioè il consulente serve anche quello, se ci chiamate non nel weekend siamo più felici, però va bene anche nel weekend, sì. Non sto scherzando, possiamo non ci chiamare mancherebbe sempre, soprattutto adesso possiamo venire direttamente in quegli adesso orari, potete venire direttamente no, veramente orari comunque molto comodo, alle 2, nel senso che ti viene in mente questa cosa, è un attimo un buco vuoto. Vieni, perché poi ci sono sempre comunque due persone disponibili, sempre due consulenti disponibili più una ragazza della reception, quindi non ti puoi sbagliare, nel senso magari che magari ricordiamo anche dov'è, così tanto per Via Giolitti 155, che è sempre dalle parti dove eravate prima, vi spostate di fronte, noi facciamo avanti e indietro su sì, siccome non ci hanno investiti per fare esatto. avanti e indietro negli ultimi 2 anni, adesso ci siamo appoggiati da una parte, non dovremo più avere problemi vi di vita. Vi piace quel posto lì, insomma, vi convince, è comodo, perché comunque piano terra arrivi da gusto, insomma, dai. E poi allora, tra le varie cose, appunto, abbiamo questa attenzione speciale e questi orari particolari, questa fiducia, questo fatto che, insomma, adesso noi siamo qui con te, se vengono ti ritrovano, insomma, non è che una volta trovi uno, una volta trovi l'altro, invece nel caso... Di solito siamo come i pilastri, siamo lì, questa parte... E poi c'è una cosa di cui sono letteralmente innamorato, che è la rateazione. Questa cosa qua mi ha conquistato, perché sai... Sì. Alla fine è vero che te lo sai che devi pagare la tua polizza una volta l'anno e che magari metti via i soldini nel salvadanaio per quando è ora. No, quella è molto comoda. Però ragazzi, quando arriva la mazzata, che ora è in scadenza, specialmente se c'hai magari la macchina, la moto, 2 o 3 cose, ti piglia l'ansia. Ma poi lo sai cos'è la comodità? È che comunque sia di anno in anno non sai mai le cose, l'abbiamo visto poi negli ultimi anni, come può andare, certo. Cosa può succedere. Quindi avere comunque a disposizione un mezzo che dice, oh, io questo mese proprio io non ce la faccio, ma non ce la faccio neanche se la faccio semestrale. Non ci riesco, cioè 10 rate a tasso zero, esatto. Finché ce lo fanno fare, veramente io finanzio anche i figli tra un po', cioè ciao. Allora chiariamo bene di cosa stiamo parlando, perché noi delle volte quando ci si trova in confidenza si finisce per dare per scontato una serie di cose, tutte le polizze possiamo ratizzare tutto, tutte le allora polizze. Quella adesso che noi parlavamo era la polizza RC auto, esatto. Che quella diciamo che nel mondo assicurativo è quella che si ratizza meno. Poi ci sono anche tutto il ramo del polizze, ramo elementare e tutto. Io invece le rateizzo volentierissimo. Anch'io, Paolo, non ti preoccupare. Quella che rateizzo meglio, guarda, fidati. Sì. Cioè così sai. Ma perché sai, è sempre così che siamo abituati in una certa maniera, quindi... Sì. Poi 10 rate tasso zero, adesso io non è che voglia fare il commerciale o il finanziario, però 10 rate tasso zero è come se vi prestassero i soldi. Cioè meglio di così, non lo so. Cioè, no, è veramente... Non ci vedo la controindicazione. No, assolutamente no. Ce la vedo. Ci vedo solo vantaggi.
sì, arriva questo addebitino che effettivamente dopo un po' diventa abbastanza... Sì, poi ti arriva dal mese dopo, dal 27 esatto, del mese successivo. Quindi... E come si fa per sottoscrivere questa cosa quando si viene da te? Dovete sempre venire da noi, certo, sempre passare tramite noi. Vi chiediamo alcuni dati ovviamente che ci servono, perché tramite poi Finitalia, che è la finanziaria di Unipulsai, e vi chiediamo dati anagrafici, dati ovviamente IBAN, ovviamente reddito, questi due o tre elementi che purtroppo servono, e poi si fa la richiesta e nel giro della giornata arriva tutto, insomma. E a quel punto lì sei a posto, in automatico parte. Poi è anche comodo perché? Perché di anno in anno tu puoi scegliere se rinnovare il finanziamento, questo pagamento a rata, indice rata, certo, tasso zero, o obiettivamente non farlo, perché poi voglio dire, ripeto, come può andare in peggio, può andare anche in meglio nel corso dell'anno, certo, quindi uno può anche scegliere comunque di pagare in un'altra maniera, sì, non sì, è niente sì, di vincolante. Certo, certo, certo. Insomma, a me piace molto questa cosa qua del sì, pagamento, sì, è una cosa che secondo sì, me conquista, perlomeno a quelli come me li conquista, sì, perché effettivamente questo esborso è impegnativo, no, ogni tanto, insomma, una volta ogni tanto. Molto comodo. Un'altra cosa da ricordare e da non dimenticare è l'app. L'app è carina, è fatta bene, anche perché puoi comunque controllare tutti i tuoi dati, puoi controllare il discorso del GPS se ce l'hai installato in macchina, quindi dove era la mia macchina, eccetera, di qua di là, e poi ti dà diritto, comunque ogni tanto loro hanno queste chicchine che fanno delle offerte o comunque delle iniziative solo sull'app, tipo quella della polizza Covid, quindi sì, l'attivazione. Ti do un consiglio tecnico, quando è una cosa bella devi dire noi. Quando invece è una cosa brutta devi dire loro, capito? Io sono sempre modesta, quando Paolo, sai. No, capito? Quando viene un cliente, certo, che c'è una bega, te devi dire, loro. È colpa loro, sì, sì, assolutamente, non cerchiamo invece, niente. Se è una cosa bella, noi esatto, proponiamo una cosa molto esatto, bella. Esatto, poi ecco, tipo l'attivazione del voucher, del mese di sconto che adesso sta finendo. Certo. Quindi è tutto tramite app, ma è veramente fatta bene, è gestita bene quella, sì. E c'è per Android, per Apple, sì, chiaramente. Sì, scarichi dove vuoi, tranquillamente, da, sì, sì, due dati e via. Dagli store online. C'è assolutamente problema. Si chiama Unipol, come si chiama? Sì, sì, app Unipulsai, sì, sì, è quella, non è, c'è solo Unipol quella là. Sai. Ovviamente benissimo, bisogna avere uno smartphone, ecco, col telefonino antico, con i tastoni, come a mio babbo, un po' fatica. Beh, adesso sì, devo dire che ormai in effetti è richiesto dipende dalle zone che vai, però è richiesto un po' per tante cose, sì, insomma, visto che sì, adesso poi tutti l'hanno comprato per fare la quella degli scontrini, il è telefonino, vero, per c'è cui anche quello, milioni c'è anche di... quello. Da voi si paga, si può avere anche il cashback? No, no, vero? L'assicurazione non rientra, no, troppo bello, paghi in assicurazione già fatto. L'assicurazione no, non rientra. Questa no, cosa qua. Vabbè. Vabbè, abbiamo tanti altri vantaggi, governo, vi spendete dall'altra parte. Il governo parte. Draghi magari esatto, deciderà di introdurre magari anche questo. Amplia la cosa, va a capire. Va a capire. Allora, Stefi, ci siamo quasi, perché okay, siamo è volato il nostro tempo. Hai qualche aggiuntina da fare in chiusura per i nostri telespettatori? Posso fare una cosa che non c'entra niente con l'assicurazione? Ma perché no? Una cosa a vostro no? favore? Ma perché venite no? a casa Rossini. Eh? Venite a casa Rossini, che si sta veramente bene. Paolo è bravissimo, adesso non perché lo conosco da una vita, però veramente vi mette a proprio agio, si sta bene, quindi se avete un'attività, se avete, faccio pubblicità Progresso, bello, quindi dopo mi pagherai per questa bellissimo, cosa, bellissimo, però è veramente piacevole, si sta veramente bene, manca il caffè, te l'ho detto anche l'altra volta. Quello è vero, ma ci stiamo attrezzando perché dobbiamo, sai cos'è, è complicato il momento caffè, no, cioè lo capire, spostamento, posso tutto, capire, capito così. Però esatto, ci stiamo attrezzando e esatto, forse per la prossima edizione, quella dell'autunno, ecco, ci inventeremo vediamo qualcosa. Però è veramente complimenti, un programmino fatto bene. Grazie, tra l'altro hai visto l'arredamento nuovo, sì, molto carino, tutti i complimenti d'arredo che sono bellissimi, Tiziano molto, Donzelli sì, ha fatto una serie molto di capolavori e ce li ha prestati per fare tutto l'arredamento. Molto bravo. Bene, allora a questo punto, dopo questo scambio vicendevole di complimenti esatto, che ci siamo fatti, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. E allora l'invito è ad affidarvi a Stefania Sperindio di Pesaro Assicura, Unipulsai, Giolitti. Andate a vedere i locali nuovi. Sì, dai, venite a fare un giro che è veramente carino. Noi il caffè ce l'abbiamo comunque. Esatto, sto per dire adesso, un caffè sicuramente esatto, abbiamo c'è anche il caffè, esatto. Perfetto.
Perfetto. Non mancate, noi adesso andiamo in pubblicità. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie per essere stati con noi, essere stata con noi e a voi per essere stati con noi. Adesso noi andiamo in pubblicità, torneremo subito dopo con il secondo ospite della giornata, il nostro assessore alla bellezza, nonché vice sindaco Daniele Vimini, col quale parleremo della settimana rossiniana e del ROF e di tante cose che hanno a che fare con la parte bella delle cose che succedono nella nostra città. A dopo! Ed eccoci allora, siamo qua con l'assessore alla bellezza, nonché vice sindaco, Daniele Vimini, che torna dopo averci tenuto a battesimo. Esattamente. Insomma, è stato tornato per il richiamo... si può dire così, insomma, più di 20 giorni, insomma, esatto, qualche mese per la seconda dose, quella che esatto, immunizzerà di tutto. Cogliamo l'occasione per ricordare, allora mi raccomando, continuate a prenotarvi e andate a vaccinarvi, naturalmente se siete nell'età quella giusta, e se avete qualcuno dell'età giusta, io l'ho fatto tra l'altro per mio padre qualche giorno fa, la prenotazione è andata, devo dire, liscia, perfetta, con opzioni di richieste multiple nella scelta del giorno e dell'ora, insomma. E non ha creato una poesia, niente per l'occasione. Ancora no, perché deve andare. La prenotazione. Sicuramente. Martedì 2, quando va sicuramente uscirà qualcosa di poetico. Benissimo, allora Daniele Vimini, nato il 26 settembre, diamo un'occhiata al librone per chi non avesse seguito la nostra prima puntata, che era quella addirittura del 16 di novembre, lo ricordo perché abbiamo cominciato, è il giorno della pratica paziente, il 26 settembre, giusto il giorno, e i nati il 26 settembre sono perfezionisti che conoscono solo un modo per fare bene le cose, ossia continuare a farle. Seguaci del motto vale più la pratica della grammatica, sono di fatto convinti che si possa migliorare solo con l'esercizio. Potremmo trovarci? Sì, poi penso che sia importante anche la grammatica. Esatto. Però anche sempre di più, soprattutto nei social. L'abbiamo detto l'altra volta, i nati quel giorno lì, Berzot, Heidegger, Olivier Newton-John, insomma, così. I pregi tecnico, influente, tenace, rispetto a quella volta i difetti non li leggiamo più. Esatto, perché non saranno diminuiti. Quindi... No, ma più che altro non li leggiamo più per nessuno, perché abbiamo visto che c'era questa accettazione, ma non felice. Cioè, si rimaneva, pur essendo poi un libro che lascia il tempo che trova, per maloso si poteva mettere a tutti. Letto in televisione rimaneva un po' questa cosa, beh, allora abbiamo lasciato perdere. Allora, naturalmente, Daniele Vimini, potremmo parlare di cultura e turismo, di gemellaggio e cooperazione internazionale, di ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari, del consorzio Marche Spettacolo, ma siccome siamo nella settimana del non compleanno di Rossini, cominciamo parlando di questo, insomma. È cominciata ieri, no? Se non sbaglio. Sì, di fatto è cominciata ieri e poi ha avuto, diciamo, un prologo nelle settimane scorse con questa bella iniziativa realizzata con un po' il microfono, forse, del liceo artistico Mengaroni, che hanno riadattato 60 scarpe di Cenerentola in omaggio alla Cenerentola di Rossini, e che si possono vedere allo spazio Sora sotto l'assessorato davanti a casa Rossini a fianco della libreria Campus, perché è una vetrina che abbiamo deciso di mantenere dopo la chiusura del negozio di Sora, che purtroppo ci ha lasciato quest'anno, e come un acquario, come si dice in gergo tecnico, cioè una mostra che può essere vista dal di fuori come una vetrina, e quindi ospita diversi progetti. Ho ospitato le scarpette rosse, però non solo scarpe, le scarpette rosse perché era legato al tema della violenza, dei femminicidi, mentre ora le scarpette della Cenerentola, e poi ospiterà subito dopo un omaggio invece che però ha anche molto a che fare con la musica lo stesso, è un omaggio al Giappone, perché l'11 marzo saranno i 10 anni dello tsunami, e quindi noi abbiamo questa città gemellata che è Kakegawa, che organizzerà un concerto e lo terremo in condivisione con Pesaro, siccome è uno spazio che nasce anche per raccontare i rapporti che la città di Pesaro ha con il resto del mondo sulla cultura, non solo, dedicheremo, insomma, a questo ricordo, ma anche al lavoro fatto con l'orchestra, con Kakegawa, il grandissimo Shimba Masahiro, questo cantante organizzatore incredibile, così. Però per ora Rossini e la Cenerentola. E ieri è iniziato anche Andar per Fiabe, questo Andar per Fiabe in versione digitale ovviamente, ma con questo prologo in cui abbiamo raccontato anche un materiale prodotto apposta per
le celebrazioni, è apposta anche per i più piccoli, questo bravo bravissimo, un gioco test opuscolo molto divertente, realizzato da John Betti, che è questo illustratore che esatto, ringrazio la regia, così in questo caso l'abbiamo presentato ieri appunto assieme, qui assieme anche a Claudia Rondolini, che assieme anche a Gianfranco Mariotti, quindi con firme di assoluta qualità, ha fatto anche la revisione dei testi, Andrea De Crescentini, mi sembra di vedere anche per metà, perché Riviera Banca è stato uno dei partner di questa iniziativa, arriverà nei prossimi giorni a tutte le scuole, insomma per la quarta e la quinta della scuola primaria e i ragazzi della secondaria. Crediamo che possa essere un modo per incuriosire attraverso la figura di Rossini con il gioco, eccetera, ma anche per dare informazioni utili ai genitori, entrare nelle famiglie oltre che nelle classi in maniera divertente e scherzosa. Ecco, quindi una delle cose, diciamo, cartacee un po' più calde di un'edizione che invece è prevalentemente digitale. Anche se c'è un'altra cosa calda, almeno che speriamo che arrivi calda, che è il pranzo rossiniano, perché per le scuole, in questo caso per le scuole primarie, il servizio distribuzione pasti mi sembra venerdì prossimo, perché poi volevo anche infilarmi ad assaggiare in una, certo, se me lo fanno fare in una classe, verrà servito a tutti i bambini del territorio uno speciale menù rossiniano, quindi dai maccheroni alla Rossini, all'arrosto, eccetera, insomma, per celebrare la settimana del compleanno ci sarà anche questa nota sul Rossini Gourmet, che come sappiamo è una cosa di cui andava molto fiero lo stesso Rossini, che piace molto anche a noi per vari questa motivi. Questa è sicuramente una delle cose, delle celebrazioni che preferisco. Ho visto nei giorni scorsi e in questi giorni che qualcuno, secondo me con molta poca eleganza, tende a celebrare il fatto che sia passato un anno dal primo paziente Covid, eccetera, ah, sì, nella certo, stampa e così, no? Non sono per niente d'accordo sul celebrarlo, cioè ricordarlo è giusto, ma certo, non è certo una data memorabile. Esatto. Invece memorabile è il fatto che l'anno scorso, arrivando tutta questa valanga di difficoltà, non si è potuto celebrare degnamente quello che era finalmente il compleanno, il 29 di febbraio, il compleanno di Rossini, per cui esatto, a un anno di distanza da tutto quello che sono state le difficoltà dell'anno scorso, le interruzioni e tutto il resto, certo, invece quest'anno si può degnamente celebrare ancora una volta il non compleanno Rossini, lo si fa con questo che, lo spieghiamo bene, è una sorta di fascicolo, di opuscolone. Sì, un pieghevolone, se vogliamo dire, però in realtà sì, un fascicolo. Una plancia di gioco diventa. Sì, no? Infatti ha una carta speciale, anche una carta rigida abbastanza pesante, perché può essere anche autoportante, tra virgolette, nel senso che avendo un po' appunto il disegno di un teatro, è una cosa che può anche stare piedi a sola, giocarci magari con dei personaggi, certo, con... E poi il fatto che comunque è disegnata da John Betti ne fa un oggetto d'arte. Esatto. Cioè comunque siamo nell'ambito dell'arte vera. Insomma. Esattamente, ma ricordiamo che qualche anno fa, mi sembra 2 o 3 anni fa, ad esempio, le ragazze, prevalentemente ragazze, ma anche ragazzi e ragazzi della sezione di moda del Mengaroni, realizzarono ad esempio sempre sul Cenerentola, che evidentemente è una fonte di ispirazione molto importante, anche i modellini insomma i modelli per gli abiti, certo, di scena rossiniani, e come sapete i modellini si fanno anche sulla scala, che poi alla fine diventa un po' la misura Barbie, no? Cioè la Barbie, sì, è un sesto, credo, non so, insomma, certo, questo non sono abbastanza tecnico, uh-huh, e quindi ci si può giocare anche in quella chiave, quindi uno può ricostruire il costume, quindi questo bravo bravissimo può diventare anche un teatrino non virtuale per una, certo, volta, ma certo, reale, analogico, per giocare come si faceva una volta, poi tra i vari aneddoti. E altre cose invece che fanno parte di questa settimana, altre iniziative ovviamente che ricordiamo, tolta questa e tolto il pranzo rossiniano, sono attività che vengono proposte online, ma realizzate ad hoc, per cui realizzate apposta e non utilizzando materiale di repertorio. Sì, non svuotiamo gli archivi, esatto, da maggio, dalle prime produzioni, ecco, vedo scorrere anche adesso una volta, per carità, storie dei personaggi alla corte di Rossini, questo fatto con la Fondazione Rossini, sono tutti appuntamenti live, quindi
quando diciamo live, vuol dire anche che ci sono un po' di persone che ci lavorano, che vengono pagate, che nonostante il fermo dei teatri, certo, eccetera, contribuisce a non far fermare il lavoro nel mondo della cultura, dello spettacolo, ma anche della ricerca, come nel caso della Fondazione Rossini. E ricordiamo anche, forse non c'è bisogno di ricordarlo qui, che per la prima volta tutto il programma della settimana rossiniana, complice anche la Digital Edition, va in onda non solamente in streaming ma anche interamente su Rossini TV, certo, quindi sarà anche un'occasione per ritrovarsi e essere anche al riparo dalla banda che non sostiene o dal wireless, eccetera. E qui dicevo, poi tanta musica, in realtà tanta musica con diciamo il momento clou, che sarà la collaborazione, che è una novità inserita da queste celebrazioni del compleanno, tra il Conservatorio Rossini e Rossini Opera Festival. È una cosa non usuale, non scontata, che un conservatorio pur prestigioso, ma che ovviamente riguarda studenti che stanno formandosi, esatto, insomma, certo, no? Sia sullo stesso palco di uno dei più importanti festival del mondo, ed è una delle commissioni che, ringraziando i primi anni, lo slancio su questo dell'allora sovrintendente Mariotti, di Gianfranco Zed, insomma di figure che hanno sempre fatto della estrema qualità la cifra del loro operare, però anche della generosità rispetto ai progetti formativi che riguardavano i giovani, insomma portare questa cosa assieme ci permette quindi il 28 di febbraio, dopo le esperienze fortunate del Barbiere del 2016, Cenerentola, Petit Mess, tante collaborazioni, di realizzare un concerto con l'orchestra del Conservatorio e i cantanti dell'Accademia Rossiniana proprio il 28, quindi non tireremo fino a mezzanotte e uno che non c'è per arrivare al 1° marzo, certo, però sarà un momento sicuramente importante, anche questo live, diretta dal Teatro Rossini. E negli altri giorni avremo anche due concerti, due momenti con l'Orchestra Sinfonica Rossini e un concerto, un omaggio Britten, legato sempre però a Rossini, dell'Orchestra Filarmonica Rossini. Quindi quattro momenti musicali live, veri, quattro occasioni di lavoro, sperando presto, leggendo anche un po' di cose oggi del ministro Franceschini, di trovare la chiave, la quadra per la riapertura dei teatri, esatto, il prima possibile. Ci arriviamo. Allora, io uno degli esercizi che faccio in questo periodo, mi verrebbe da dire mi diverte, ma non mi diverte per niente, però lo faccio, è quello di andare a cercare di capire quali aspetti positivi possano rimanerci dopo tutto questo periodo della pandemia. Credo che una proposta come quella di fare opere online possa essere considerato un aspetto positivo, soprattutto perché la grandissima qualità della proposta non fa temere niente dal punto di vista del ritorno a teatro quando si potrà. Cioè, il ragionamento mio è questo. Sì. C'è il rischio, no? Tu fai una cosa online e la gente si affeziona talmente tanto alla possibilità di non uscire più di casa e di starsene a casa che perdi il pubblico vero. Sono convinto però che questa è una di quelle occasioni in cui questo rischio non c'è, perché la qualità è talmente forte, potente e attrattiva che il rischio è azzerato. Me lo confermi nell'avere già programmato un ROF estivo con tanto di prevendita biglietti e cose di questo genere. Esattamente, sì, quello diciamo è il fenomeno a cui facciamo affidamento. Abbiamo visto che quest'estate, appena è stato possibile riaprire i teatri all'aperto, ma nel caso del ROF anche al chiuso, con tutta attenzione, insomma, la richiesta c'è stata forte, anche una voglia di tornare a teatro, a vedersi, a incontrarsi, quindi diciamo questa fase non pregiudica quella del ritorno, anzi probabilmente da una parte crea più voglia, dall'altra fa anche ampliamento del pubblico, nel senso che molta gente in più si è incuriosita, molte persone hanno seguito uno spettacolo di opera, ma dico al contrario anche tutto il lavoro che è stato fatto sulla scena indipendente pesarese, cioè nata da Pesaro ma conosciuta nel mondo, magari non conosciuta a Pesaro, certo, in questi mesi digitali è servito un po' anche a dare un palcoscenico ulteriore a quell'ambito lì. È vero quello che dici, è vero anche il contrario, nel senso che questi mesi ci hanno insegnato, e le istituzioni che si muovono in questa settimana rossiniana l'hanno imparato bene, investendo però tanto su una voce che prima quasi non avevano nei propri bilanci, che è la tecnica, no? Cioè riuscire a fare qualcosa a livello digitale, multimediale, televisivo, che sia, non dico lontanamente, ma che sia credibilmente all'altezza di quello che
facendo il loro lavoro, erano in grado di fare semplicemente sul palco senza preoccupandosi di fare anche broadcasting e di essere ripresi, è una sfida che rimarrà, certo. Perché aspettando di riaprire al più presto i teatri, però io credo che una parte di questa stagione digitale la dovremo mantenere proprio per gli aspetti positivi di ampliamento del pubblico, di circuitazione, di documentazione stessa, no? Di quello che si va a fare. Quindi su questo credo che una sfida anche per le istituzioni, dal Ministero alle risorse sul digitale, dal recovery, piuttosto che possa essere anche quella di aiutare i soggetti che producono cultura, quantomeno per capirci almeno i soggetti sostenuti dal Fondo Unico dello Spettacolo, anche a investire in produzioni digitali, chiaramente non togliendo un 5% del contributo FUS, ma magari implementandolo per sostenere le produzioni digitali, perché altrimenti si parla di Netflix della cultura o di qualsiasi altra cosa, diciamo, per svuotare gli archivi o per vedere il meglio dell'anno scorso, certo. Va bene già Rai 5 o Rai Play per vedere il ROF o la Scala o l'Arena di Verona. Una vera Netflix, no, si alimenta di contenuti sempre nuovi e quindi ha bisogno anche di mettere i soggetti in condizioni di produrre. Io credo che l'Italia dovrebbe dotarsi di un hub almeno per regione di produzione, ovviamente pubblico-privata, nel senso, certo, che non è che, certo. I comuni o la regione devono mettersi a fare i cineoperatori, i videooperatori, magari con accordi con i professionisti del settore, però è un salto di qualità necessario. E l'altro elemento è quello ovviamente della trasmissione, della banda larga, dell'infrastrutturazione digitale, di servizi. Una struttura come, tanto per fare un esempio concreto, il Teatro Rossini, che naturalmente nasce in un momento completamente diverso, no? Non solo quando è nato, ma anche quando è stato ristrutturato, si presta comunque a una conversione nell'ambito della ripresa digitale? Sì, è un teatro che può essere molto televisivo, l'abbiamo visto in tante occasioni, insomma, in realtà i teatri italiani hanno questa caratteristica, diciamo, no? E quindi sicuramente per una parte delle produzioni sì, però è una sfida che dobbiamo fare anche per altri spazi, per spazi più piccoli, per spazi, vecchi teatri di posa, no? Piuttosto, certo. Che no, cioè qualcosa che renda per la performance, per la danza, per la musica, per i quartetti, insomma, anche con una scala produttiva più piccola, certo. Sarà importante, ripeto, non solo per il gruppo che deve registrare la demo, ma perché molte cose possono, lo testimonia, mi ricordo c'era Rossini TV Partner anche alla presentazione, no? Ad esempio l'esperimento di Webo qui vicino, no? Fatto da Michele Panzieri e gli altri Sciocchetti, gli altri ragazzi, ecco, va in quella direzione, certo. No? Su un'app dove hai un palco, hai delle telecamere ad alta definizione, hai un sistema di registrazione. Non è tutto il futuro, tant'è che loro, compreso il balcone bar, non vedo l'ora, certo. Di tornare a fare, certo, insomma, i concerti, certo. E ospitare il pubblico tradizionalmente, però quanto, certo. Vale in termini, no, di richiesta per la produzione, di, certo. Facilità rispetto ad andare a Milano, andare a Bologna, quando magari capita che hai più artisti qua che a Bologna e a Milano, certo. Il rapporto alla popolazione, quindi è una sfida che dobbiamo saper cogliere ed è una grande sfida che riguarderà pubblico e privato. Poi alle centinaia di migliaia di contatti, insomma, ci si fa una bella abitudine. Esatto. Insomma, dà anche gusto, insomma. Da gusto, e lo si può tradurre anche in economie, esatto. Nel senso che senza arrivare al gruppo coreano che ha fatto 400 milioni di biglietti venduti per un concerto, e non ci sono palazzetti da 400, certo. Milioni di spettatori, però ad esempio in questi mesi, certo. Anche assieme ad Amat, da il concerto di Bianconi piuttosto che altre cose, abbiamo iniziato a fare in giro per le Marche streaming a pagamento, vendendo 200 biglietti, 250 biglietti, certo. Un po' a Pesaro, un po' dalla Germania, un po' da Londra, sì, no? Biglietti simbolici, sì, cortesia, sì, certo. 5 euro, però quando dicevo che è un pezzo di futuro, esatto, un pezzo di sostenibilità, esatto. Però non puoi fare una cosa a camera fissa col telefonino, chiaro, perché anche con i Berliner probabilmente uno cambierebbe dopo un minuto, e quindi deve essere all'altezza di quello che si riesce a fare sul palco. In maniera molto coraggiosa, l'ho definita così, quando con un ospite che con Paola Tittarelli, quando è venuta, in maniera molto coraggiosa avete già lanciato il cartellone del ROF, sì. Nel senso che avete adottato, e anche con Cristian lo dicevamo, con Cristian Della Chiara, avete adottato la filosofia del come se, cioè facciamo come se, esattamente, per cui facciamo come se, e a questo punto lanciamo un cartellone con appunto l'apertura di una biglietteria, e facciamo come se si possono fare in teatro. Sì, ci vuole un po' di realismo, un po' di pazzia come in tutte le cose, quindi c'è un mix, insomma,
sicuramente l'attenzione alla sicurezza, che non è mai mancata neanche in quest'anno difficile, però abbiamo deciso di confermare tutto il programma, anzi con un qualcosa di più, che è anche una scommessa della quale potrete parlare anche con l'ospite successivo, così almeno certo. Condivido le responsabilità, ovvero e con Belloni quando verrà, così almeno ci sentiamo tutti più responsabili di questa sfida, ovvero anche l'apertura il 22 di agosto del Palace Cavolini per il primo concerto di certo. Ritorno del Cinepra Festival, completamente in centro, diciamo. Poi le opere in realtà le riusciremo a portare dall'anno prossimo, perché i due titoli principali, Elisabetta Regina d'Inghilterra e Moise Faraone, erano previsti comunque nelle misure, negli accordi con le regie, eccetera, per la Vitelfrigo Arena, quindi quest'anno rimarranno lì, però insomma l'idea è di arrivare anche alla Trosa. Quindi diciamo un'edizione completa, forse anzi un'edizione anche impegnativa, perché sono di fatto tre nuove produzioni, e quindi diciamo una cosa veramente rara di questi tempi. Quindi pensiamo che, sperando che il pubblico si possa muovere, di avere un graduale ritorno ai fasti del ROF che conoscevamo fino a due anni fa. È chiaro che il Cinepra Festival, rispetto ad altre iniziative, ha il punto di forza a cui vogliamo tornare, di avere oltre il 65-70% di pubblico straniero. Questo deve poter viaggiare, insomma, certo, no? Certo, però certo. Su questo, insomma, se l'andamento dei vaccini, se insomma andrà per il meglio, speriamo che più pubblico abbia anche la fiducia di tornare già da quest'anno a riempire i nostri teatri. Con la rete di emergenza comunque pronta dell'online, oppure per adesso non ci volete pensare? Lì la teniamo sempre pronta, dopo è sempre un tema anche di diritti televisivi, eccetera, però in ogni caso, intanto ogni nostro spettacolo è ripreso dalle società con cui abbiamo i contratti, è ripreso anche per la RAI, quindi diciamo certo. Comunque quel lavoro c'è, poi è un lavoro non di quasi mai di regia in diretta, un lavoro anche prezioso di post produzione che spesso fa vincere premi anche a livello europeo, quindi non abbiamo ad ora predisposto delle dirette, stavamo pensando probabilmente per l'apertura del Palasport, quello sì, perché diventa certo. Non solo ROF, ma diventa un evento della città e di tutto il territorio, però sicuramente diciamo il play lo facciamo, il rec esatto. Lo facciamo lo stesso, ecco, sperando che però il grande sia sì, sì. E alcune cose invece verranno riprese per essere comunque trasmesse in piazza, c'è anche quell'elemento sì. Lì che manterremo, quindi sicuramente vi sarete dati una data tipo una deadline, perché adesso a oggi teoricamente non si può fare niente, no? Però voi dovete cominciare già chiaro. A lavorare, no? Beh, poi ci sarà una data nella noi quale si in ogni cosa che riguarda il ROF, ma riguarda anche diciamo l'iniziativa estiva più semplice, abbiamo pensato di immaginarci pessimisticamente, cautelativamente, diciamo un 2000 e dal punto di vista di quello che si potrà fare 21 io dico migliore uguale, no? Come mm-hmm. nelle come in matematica, sì. E migliore uguale del 2020. Quindi, dove l'incognita naturalmente è, mi posso muovere in aereo, in macchina dalla Francia, che peraltro è il nostro pubblico principale, per venire a Pesaro, quello è un tema di riempimento. Certo. Però, teoricamente, noi la Vitelfrigo Arena l'avremmo potuta allestire anche l'anno scorso. Sarebbe stato un rischio sciagurato certo. Che abbiamo scelto di non correre certo. E quindi tecnicamente, immaginandoci un 2021 che non sarà peggiore dell'anno scorso, lo faremo cercando ovviamente di non sprecare soldi, risorse, eccetera, perché poi anche quell'elemento lì è fondamentale, l'equilibrio dei conti. Però insomma penso che sarà possibile farlo e quindi ci lavoriamo. Ecco. Quindi poi quello che dici tu, il feedback... Siamo partiti come fosse un anno normale ad annunciare tutto da gennaio, perché in realtà sono le tempistiche richieste dalle agenzie internazionali, dalle agenzie di viaggio, da quelli che poi organizzano i gruppi, quindi serviva anche quell'elemento di fiducia e di positività, come lo è stato ad esempio il primo festival al mondo ad annunciare la conferma degli spettacoli anche indoor l'anno scorso, quando dopo un po' di valutazioni a maggio abbiamo dato il via libera all'edizione, l'abbiamo fatto. Certo, insomma non ci si annoia, dalle parti dell'assessorato alla bellezza e dalle parti di tutto quello che ha a che fare con Rossini e non solo, direi che questa pandemia non vi fa annoiare. No, ci fa preoccupare da cittadini, da insomma, persone
che hanno ovviamente tutti i problemi degli altri, però cerchiamo anche di fare in modo che, diciamo, le realtà più importanti come Rossino Pro Festival, altre istituzioni, la stessa mostra del cinema che abbiamo confermato per il ritorno al periodo abituale di giugno, eccetera, svolgano anche un ruolo di, diciamo, di distribuire lavoro innanzitutto, ma anche di dare fiducia rispetto a un settore, perché comunque siamo guardati tra i festival più importanti, quindi abbiamo anche questo ruolo. Bene. Allora, si conclude anche questa finestra, diciamo, su tutto quello che sta succedendo sul festival. Ci sembra importante sia il discorso del festival che il discorso imminente, anzi ci siamo dentro alla settimana appunto rossiniana, che seguirete anche attraverso il canale di Rossini TV e i mezzi di comunicazione in streaming di Rossini TV, oltre che sulla pagina di Pesaro Cultura, Comune di Pesaro, Comune di Pesaro, esatto. E delle varie istituzioni che concorreranno, quindi conservatorio, orchestra sinfonica. Devo dire che se si sono messi i like giusti è difficile connettersi per esempio su Facebook senza trovare qualcosa che ha a che fare, insomma è un'impresa quasi, è un'impresa riuscire a non vederlo. Bene, allora ringraziamo l'assessore Vimini per essere stato con noi dopo il battesimo anche in questa occasione, naturalmente anche con lui come con tanti altri l'appuntamento è un ritorno per aggiornarci sulle novità. Adesso noi andiamo ad ascoltare, a proposito di Città della Musica, abbiamo dato spazio in queste ultime settimane a dei gruppi e dei musicisti locali, e oggi noi andremo ad ascoltare Davide Scavolini, che tra l'altro saluto perché sì, sì, è stato un nostro animatore di Pesaro Village tanti anni fa, nel suo video Nonostante Tutto. Ma prima diamo i risultati del sondaggio che danno alla pari Facebook e Instagram. Abbiamo lanciato un sondaggio tra Facebook e Instagram, 50-50 per ora, perché poi comunque il sondaggio va avanti. Salutiamo tutti quelli che ci seguono dai social, in particolare qualche nome: Claudio, Simone, Barbara, Rita, Nicola. Ricordiamo ai musicisti che avessero prodotto dei video che si possono trasmettere normalmente in un orario televisivo come il nostro, di inviarceli ai contatti che vedete, 351-708-9977 o casarossini@rossinitv.it, così come foto del nostro territorio e anche un testo, un breve testo scritto a mano, se volete la valutazione del nostro grafologo che sarà con noi mercoledì prossimo. Grazie ancora a Daniele Vimini, e grazie, siamo pronti dopo il brano musicale per stare un quarto d'ora insieme al prossimo ospite, Franco Arceci, capo di gabinetto del sindaco. Giorni di fatiche, di speranze, di attese che non sanno profumare il cuore. Giorni che ho passato ad osservare il cielo e le sue stelle, come sono belle. Sono infinite le paure, le sento ogni notte e mi ci sono perso. Sono infinite le paure, ma so che oggi posso regalarti l'universo. E se il cielo bacia il mare, un confine più non c'è, perché l'amore ha vinto nonostante tutto. E se il cielo bacia il mare, io allora bacio te, perché l'amore ha vinto nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, perché l'amore ha vinto. Costruire come un abile architetto la vita che sognavo di vivere con te. Stringere un momento tra le mani, stringerti le mani per non perdersi domani. Sono infinite le paure, le sento ogni notte e mi ci sono perso. Sono infinite le paure, ma so che oggi posso regalarti l'universo. E se il cielo bacia il mare, un confine più non c'è, perché l'amore ha vinto nonostante tutto. E se il cielo bacia il mare, io allora bacio te, perché l'amore ha vinto nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, perché l'amore ha vinto. Fermati un istante e regalami ogni fragilità.
lasciati salvare come Toby, cerchi la libertà. E se il cielo bacia il mare, un confine più non c'è, perché l'amore ha vinto nonostante tutto. E se il cielo bacia il mare, io allora bacio te, perché l'amore ha vinto nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, perché l'amore ha vinto nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, perché l'amore ha vinto. Bei video da questi cantanti, cantautori pesaresi, Pesaro, città della musica, anche in questa occasione. A questo punto diamo il benvenuto al terzo ospite della mattinata, Franco Arceci. Franco, ciao, buongiorno. Grazie anche a voi. Buongiorno. Il capo di gabinetto del sindaco, cosa che ha fatto molto ridere, devo dire la verità, la nostra Allegra, perché c'è questa cosa del gabinetto che insomma è sempre molto strana, no? Sì, allora, su questo mi è capitato c'è anche una cosa. Aneddoto, c'hai, vero? Ero immediatamente dopo l'estate, mi viene a trovare un amico di Roma, che era un dirigente di Pentathlon, della Federazione del Pentathlon, era senza appuntamento, quindi per 10 minuti aspetta nel corridoio, ed era con un figlio di circa 8 anni. Molto vicino al mio ufficio c'è la toilette. E questo bambino, rivolto al padre, gli fa: ma dice, babbo, ma qui in questo comune per andare al bagno bisogna chiedere il permesso a questo signore. giustamente al capo di gabinetto, neanche a farla porta. Mi ha fatto molto ridere. Perfetto, proprio, perfetto. È il figlio di Castrucci. Diciamolo anche, e lui sarà molto contento di essere caduto in questo equivoco. Allora, il 7 febbraio, nato il 7 febbraio, anche per Franco, diamo un'occhiata ai nati del giorno e a qualcos'altro. I nati il 7 febbraio guardano molto all'aspetto sociale delle situazioni, avvertono il desiderio di porre rimedio alle ineguaglianze che vedono intorno a sé. Dopo va avanti dicendo un sacco di altre cose. Ah, curioso, è il giorno dell'utopia, il 7 febbraio. E sono nati in questo giorno Dickens e Vasco Rossi. Sapevi di Vasco Rossi? Sì, li sapevi tutte e due. Magari ne sai anche qualcun altro. No, di Dickens non lo sapevo, di Vasco Rossi lo sapevo. Umano, genuino e spontaneo sono i pregi. Insomma, ragazzi, è un capolavoro. Allora, diventiamo seri. Dal 2014 capo di gabinetto del sindaco, in realtà poi anche consigliere della Fondazione Rossini, di cui ricordiamo il presidente Gianni Letta. Altre cariche no, perché sono incompatibili, ma c'è la fila di richieste, ma sono incompatibili col ruolo. In pensione da pochi giorni, no? Con tanto di conferenze. Dal primo di marzo. Andrà in pensione dal primo di marzo, con tanto di ufficializzazione a livello di giornali e tutto il resto, molta attenzione, ma viene sottolineato dai giornali che in realtà ancora per un annetto dalle parti di Piazza del Popolo ti vedranno nel tuo ruolo. Sì, perché il comune me l'ha richiesto, il sindaco me l'ha chiesto, io ho fatto questa scelta e la faccio volentieri, sia perché mi trovo bene nel rapporto con il sindaco Matteo Ricci, sia perché l'ambiente mi piace, e quindi, siccome il lavoro non mi pesa, anche se è un lavoro piuttosto pesante e complicato, quindi lo faccio volentieri. Allora, spieghiamo che è a titolo volontario, per cui è senza stipendio come da legge. Spieghiamo anche che è stata fatta una call per il sostituto, ma è custodita più gelosamente dalla formula da Coca-Cola, il nome praticamente. Partirà probabilmente un toto nomine e forse qualcuno si divertirà anche a scommetterci, però non si sa niente, non si sa chi sarà il sostituto. E spieghiamo anche cosa fa il capo di gabinetto del sindaco. Io sono andato a vedere nel sito del comune, c'è scritto che supporta il sindaco nelle sue funzioni amministrative, politico istituzionali. Questa sarebbe una risposta da tesi di laurea, no? In particolare cura le attività connesse ai rapporti del
sindaco con la giunta, con i gruppi consigliari, con i partiti, con tutte le organizzazioni, supporta il sindaco in occasione di incontri, manifestazioni, eventi, si interfaccia con tutti gli uffici e servizi comunali. Insomma, in pratica cosa fai esattamente? Perché, capito, questo va bene, chiunque lo può andare a vedere. Cerco di sintetizzare, non è facile perché un capo di gabinetto è un tuttofare e quindi fa molte cose e si adegua anche alle esigenze dell'amministrazione comunale e a quelle del sindaco. In particolare, diciamo che tiene i rapporti tra sindaco e dirigenti all'interno del comune, quindi la parte politica con la parte gestionale, e tiene i rapporti con la città. Ecco, queste mi sembrano fra tutte le due caratteristiche principali di un capo di gabinetto. E chiaramente questo vuol dire che deve conoscere molto bene il suo sindaco e soprattutto deve conoscere bene quali dovrebbero essere le caratteristiche di un buon sindaco per poter confrontare il sindaco ideale, sì, diciamo, no? Un sindaco ideale, esatto. Non è una domanda semplice. Comunque, un sindaco ideale, innanzitutto deve essere un sindaco che sa ascoltare la città, deve capire la città e deve saperla interpretare dal punto di vista politico e quindi capire dove la città vuole andare. Un buon sindaco deve anche, come dire, avere una visione di città e soprattutto deve avere la capacità di trasmetterla alla città e quindi ai cittadini. Aggiungerei, parlo sempre di buon sindaco, certo, non di un sindaco, certo, di un certo, buon sindaco, deve avere anche una capacità creativa e quindi saper capire e pensare a cose nuove rispetto al passato, quindi deve avere una mente innovativa. Aggiungo, per esperienza diretta in questo caso con il sindaco Matteo Ricci, che sarebbe anche molto importante la capacità di attrarre investimenti nella città. Direi che queste quattro cose forse sono quelle principali che caratterizzano un buon sindaco di una città. Adesso vedete voi da casa se vi torna, no? Fate la spunta, mi immagino anche il sindaco Ricci che ci sta guardando e fa ce l'ho, questa ce l'ho, e magari questa ancora devo, e voi da casa fate le vostre valutazioni e fate la spunta se vi torna anche a voi tutto quanto. Allora, c'ho un po' di appunti che mi sono preso, abbiamo fatto una chiacchierata al telefono, a parte che vabbè, ci conosciamo da molti anni, però era sempre, è sempre necessario fare un po' il punto, più che altro per non andare lunghi, e c'è questo ritratto. No? Questo ritratto a cui tieni al punto di averlo messo nel tuo studio, sì, che ti ha fatto sì. Sergio Cesari. È un ritratto che mi ha fatto Sergio Cesari. Cesari è una persona che io ho conosciuto in questi ultimi tempi. Lo vediamo in una foto quasi rubata. Sì, esattamente quello, quello è il ritratto. Sergio Cesari è un pesarese che ha fatto la scuola d'arte, poi è emigrato in Canada, a Toronto, dove ha fatto il direttore generale della multinazionale di scarpe Bata a Toronto e poi è tornato a Pesaro in pensione. Lui mi ha fatto questo ritratto, mi ricordo che mi chiamava Arcelier, mi chiamava, simpaticissimo. È morto purtroppo qualche anno fa, quindi lui è il fratello di Bruno Cesari, il quale Bruno Cesari, l'amministrazione comunale con il Festival del Nuovo Cinema hanno dedicato la piazza dove c'è la statua di Pasqualoni. Ah, sì. E ti ricordo che in quella piazza c'è anche, per i 90 anni di tuo padre, certo, un bronzo che Terenzio Pedini, lo scultore di Pasqualone, ha dedicato a tuo padre. Esatto. E ha fatto molto bene perché sono i due grandi interpreti del dialetto pesarese, sono i due più grandi interpreti. Io qualche volta quando mi è capitato di parlare con tuo padre, lui mi ha sempre detto che pensa in dialetto, sì, e quindi ha una capacità di raccontare il dialetto in termini poetici eccetera veramente eccezionali. In quella una piastra d'acciaio, sì, anche quella, sì, come c'è la poesia della Lumachina, che è stupenda, che anche un anno fa è stata
messa come in luminaria di via Castelfidardo, proprio il 23, se non sbaglio, era il 23 febbraio di un anno fa. Vedi quante cose. Tutto torna, tutto torna. Allora, ma in realtà da quello che abbiamo in qualche modo delineato sul ruolo e tutto quanto, esce fuori un potere grosso, ma è vero che è tutto questo potere? Questo forse è anche una leggenda, però un capo di gabinetto per forza esercita un potere, certo. Ma lo deve esercitare a fin di bene, non è che lo esercita. Il potere ce l'ha nel senso che rapportandosi con tutte le istituzioni pubbliche e private, rapportandosi con tutta la città, essendo di raccordo fra il sindaco, la città e i dirigenti, di fatto certo. Si trova ad esercitare effettivamente un potere che gli deriva dal ruolo che ovviamente certo. Ricopre. E questo è vero, non c'è alcun dubbio. L'importante è farlo con discrezione, con lealtà e con spirito di servizio. Se lo fai in questi termini, il potere ce l'hai ed è ben esercitato. Altrimenti è evidente che il potere non è ben esercitato e probabilmente non te lo riconoscono neppure certo. Se non è svolto in questi termini. Certo, e il potere ha uno strumento, lo strumento del potere, la leggenda del cellulare di Franco Arceci, la leggenda del telefono. Leggenda. Allora, questa un po' è una leggenda, un po' è vero, nel senso che nel mio cellulare ci sono forse più di 4.000 numeri, nell'arco di 15 anni, sono certo. Numeri che io ho per motivi di lavoro e che comunque aggiorno continuamente, perché forse bisogna aggiungere che il ruolo di capo di gabinetto è anche quello di risolvere i problemi, cercare di risolverli il prima possibile e avere i cellulari di 4-5.000 persone sono quelli che poi alla fine ti consentono di avere un rapporto immediato con un problema e non attraverso le PEC certo. E le mail che poi ci vogliono giorni prima esatto. Che riescono ad avere una risposta e poi non l'ho ricevuta invece e poi, il telefono pronto e lì c'è poco da fare esattamente, quindi deriva da questo deriva da quello, però il fatto che tu hai questa rubrica, a parte, vabbè, parentesi, l'hai fatto il backup, sì, della rubrica, non è l'ho che... fatto, ma io poi i numeri quando posso, non, quando non posso li do volentieri. Infatti, infatti era lì che volevo arrivare. Mi chiedono questi numeri, li do volentieri quando posso, esatto, se, però non sempre posso. Sei una specie anche di centralino di smistamento, sì, però con tutta la discrezione del ruolo, ma quando non li puoi dare cosa dici? Non ce l'ho? Oppure dici guarda, ce l'ho ma non te lo posso dare? Ce l'ho ma non te lo posso dare. E viene recepita bene oppure dici... deve prendere atto che non glielo posso esatto. Dare. Anche perché chiaramente chi viene a chiedertelo è qualcuno che comunque ha un rapporto e deve anche capirle queste cose. Sì, no? Ma capita di rare. Il più delle volte fornisco sempre. Certo. E nella vita privata, perché chiaramente qui emerge un quadro di una persona super impegnata, al punto che appunto pur andando in pensione rimane comunque operativa. Nella vita privata cosa fai? So che leggi, per esempio, ti piace leggere? Questa è una cosa... Allora, sì, certo, leggo, ho sempre letto, continuo a leggere, leggo di tutto. Ma dove vuoi arrivare? Voglio arrivare alle poesie voglio arrivare. Questa è molto... Allora sì, fra le altre cose leggo anche poesie, ma non è tanto che leggo poesie, imparo a memoria poesie. Io ne so molte, molte decine, ma non sono le poesie scolastiche, anche quelle. Certo. Io continuo, anche adesso, ogni tanto, a mandare a memoria qualche poesia. È come fare un regalo a me stesso. Perché nel momento in cui una poesia la sai a memoria, non è più di chi l'ha scritta, ma diventa la tua. La puoi usare guardando un gabbiano, guardando la luna, guardando un tramonto, guardando una persona. Certo. E quindi è come se io do a me stesso un piacere, è come comprare un abito, come andare al ristorante, come incontrare gli amici. Do a me stesso il piacere di una ulteriore poesia a memoria. Funziona così, mi funziona così e sono molto felice di sapere tutte queste poesie a memoria. È bella questa cosa della poesia perché dà una dimensione di godimento personale e di accrescimento personale a qualcosa che spesso viene considerato una cosa un po' trascurabile, trascurata, gli editori non pubblicano eccetera, invece tutto sommato non è vero, cioè forse pochi ma di altissima qualità come Franco. Ma io non le scrivo. No, io parlo da fruitore proprio, no? Perché sì, l'idea sì. È sì,
è inutile pubblicare libri perché tanto poi nessuno li legge, eccetera. Invece evidentemente qualcuno che li legge c'è, ma che impara addirittura a memoria per un accrescimento proprio, sì, proprio sì, personale. Anche la poesia di tuo padre, quello della lumachina, io certo, la so a memoria, certo, per esempio. Certo, in dialetto... No, il fatto è che non so parlare bene il dialetto, per cui la conosco in dialetto... ma non sono in grado di dirla bene in dialetto. Certo. Allora, siamo quasi in conclusione e nella chiacchierata che abbiamo fatto ti avevo anche chiesto, dico, ma tanto il tempo libero, ti avevo detto, c'ho questa casa in campagna, però... C'ho una casa in campagna dove vado spesso e molto volentieri, che è a Sant'Angelo in Lizzola, però è in una lingua di terreno del comune di Monteciccardo, dentro Sant'Angelo in Lizzola. Adesso che il comune di Monteciccardo è passato a Pesaro, la seconda casa che ho in campagna è nel comune di Pesaro. Questo vedi? Non lo sapeva nessuno. Non lo sapeva nessuno, e c'è chi potrebbe dire che tutta questa operazione è stata fatta apposta. No? È stata sicuramente vuoi che non troviamo qualcuno che lo scrive da qualche esattamente, parte? Esattamente. Allora, chiudiamo con un accenno al passato, che però è anche un po' il presente, no? Il calcio... la pallavolo, insomma, molto vicino ancora agli sport della città. Sì, cioè l'amministrazione comunale, certo, attraverso di me, certo, ha svolto questo ruolo, ma io sono molto orgoglioso di questo ruolo perché vedo l'importanza che l'amministrazione comunale di Pesaro, a differenza di tante altre amministrazioni che non hanno avuto questo ruolo, che è riuscita a stare vicino nel rapporto anche con gli sponsor e con i tifosi e tenere in vita delle società, molte società che altrimenti hanno rischiato e rischiavano seriamente di essere completamente dimenticate e, come ho detto, non avere neanche più squadre per cui tifare. Questo ruolo il Comune di Pesaro l'ha svolto per una decina, forse una quindicina di anni, nei momenti più difficili, e credo che sia un merito di cui il Comune di Pesaro deve sicuramente vantarsi. Altri comuni non l'hanno fatto, ma molte squadre, tante squadre di tutti gli sport sono scomparse nel panorama nazionale. Una domanda secca per concludere, che poi arriva da quello che avevamo detto poco fa con Daniele Vimini. Ce la facciamo a inaugurare l'Auditorium Scavolini per la data prevista per l'evento? C'è qualche piccolo problema, ma io credo di sì, perché i problemi, se ci sono, bisogna risolverli. Quindi, risolvendo qualche piccolo problema, io sono convinto che ci sono tutte le condizioni per farlo. Loro l'hanno già messo in cartellone, per cui... No, ma ha fatto bene, ma certo, secondo me è stato molto giusto, perché quando poi ci sono cose in cartellone, i problemi sei costretto a risolvere, certo, e non stanno lì, li devi assolutamente risolvere. Questa è la visione e la filosofia operativa di Franco Arceci, che è stato con noi oggi e col quale abbiamo fatto una chiacchierata veloce, ma col quale potevamo parlare anche un'ora, perché sicuramente non abbiamo neanche scoperchiato il settore degli aneddoti. Se avessimo scoperchiato quello sarebbe venuto fuori ben più di una puntata, magari, chissà, forse ci torneremo. Grazie Franco per essere stato con noi, grazie, buona pensione operativa, perché chiaramente è di questo che parliamo. E cosa ci manca per salutare? Allora, vediamo un po'. È cambiato il risultato del sondaggio, siamo col 33% su Facebook e col 67% su Instagram, cambierà ancora durante la giornata. Intanto grazie a tutti per essere stati con noi a questa puntata di Casa Rossini. L'appuntamento è per le repliche, che agli orari ormai consueti, e per la prossima diretta a mercoledì mattina saremo col grafologo. Mandateci i vostri scritti e tutto quello di cui abbiamo parlato. Grazie a tutti, buona giornata con i programmi di Rossini TV, e grazie Franco. Grazie.